E adesso Massimo Basile in arte, Max Teen, che ne dite? Lo conosciamo subito. Ciao, buonasera, benvenuto. Buonasera, ciao, grazie. Benvenuto. Senti, aiutaci innanzitutto a conoscerti meglio. Come nasce Max Teen? Max Teen nasce in Italia, è un artista italiano e vivo ormai da 12 anni in Svizzera, nella bellissima Calabria, posto bellissimo. E niente, ho girato per l'Europa, ho vissuto a Londra, ho vissuto in Spagna, in Francia, a Strasburgo e ormai sono 12 anni che vivo in Svizzera. E ti trovi bene. Calabria non si torna, bellissima, si sta benissimo, ecco. Allora, Maxine, spiegaci un po' la tua arte. Ecco, la mia arte io amo definirla geomart, e appunto perché è fatta geomart, di geomart, perché è fatta? Di geometrie, okay, solide. La geometria è precisione, lineare, pulita, e io ho il concetto appunto di arte, un'arte 3D, il quadro come quadro scultura, perché appunto ha una tridimensionalità, non è la pennellata ma uno spatolato in acrilico smaltato lucido che poi impreziosisco con Swarovski e curo molto nei dettagli, e da proprio questo concetto di quadro che va visto proprio con una tridimensionalità. Quindi geometria associata insomma all'estero, all'arte. Ti piaceva la matematica? Diciamo lo che so, forme geometriche. Sì, ma è proprio secondo me proprio è stata una ricerca finché si arriva proprio ci si innamora di questa cosa. E questa qua è stata mia, ecco, ho detto questa è la strada giusta, la strada Max Teen. Allora, sei autodidatta. Sì. Cosa significa, insomma, assorbire da quello che vedi, crearsi artista da solo? Credo che il grande progresso e tutto è stato il mio girare per l'Europa. Londra, una città viva, molto artistica, piena di eventi, di culture, c'erano veramente proprio un mix di energia, di culture, la Francia, la Spagna, fino ad arrivare qui in Svizzera, direi veramente Lugano molto sensibile all'arte, ci sono tantissime gallerie, bisogna veramente dire che anche banche o aziende sono molto propense a venire incontro per dare spazi per mostre, per veramente è un ambiente che veramente può dar tanto, ecco. Ascolta, vivere d'arte cosa significa? Innanzitutto tu vivi d'arte o sì, fai anche siamo vicino altro? Proprio al vivere d'arte, ecco, ed è veramente la soddisfazione dell'artista perché è il vivere. Io faccio parte anche dell'associazione pittori e scultori ticinesi, che ci troviamo, si collabora, si scambiano idee, ci si incontra, si fanno anche delle cose all'esterno, ecco, dal vivo, che sono molto molto belle, anche perché avvicinano molto le persone all'arte. Okay. Allora, tu mi dicevi, appunto, sei autodidatta, ma c'è qualcuno, un artista, un grande artista, da cui hai preso ispirazione comunque? Cioè, l'importanza di un maestro anche ideale? Sì, perché poi alla fine c'è sempre un po'... alcuni dicono che mi sono ispirata alla pop art, alcuni al metafisico. Io dico sempre si prendono quegli spunti. A me piaceva molto De Chirico con il suo metafisico. La pop art, perché c'è anche del pop art, perché ho dedicato anche un quadro a Wesselman, che era un artista, appunto, ho fatto un tributo a Wesselman, un suo quadro in versione Max Teen, un artista della pop art, ecco. Quindi si viene sempre un po' influenzati da qualcosa, che comunque sono dei grandi dell'arte, ecco. Noi ridimensioniamoci un attimo quando si parla Ma come si dice? È sempre un discorso, come dicono tutti, sempre post mortem, però noi siamo ottimisti. Infatti, siamo ottimisti. Senti, ma spiegami Max Teen. Ancora non ho capito c'è un significato. C'è un significato. C'è un significato perché mia moglie è olandese. Allora ho detto faccio Max e Teen perché a me piace il numero 10. In olandese si dice Teen, ma non si scrive Teen. No. E mia moglie mi fa, ma cosa hai fatto? Cioè, ho fatto Max, dici in olandese, ma non si scrive. Ho detto, allora lo lasciamo così, per scaramanzia. Se è venuto così, deve rimanere così. Ha portato fortuna.
Allora, devo, sinceramente, avevamo parlato in redazione prima di andare in onda, avevamo pensato tutta un'altra cosa bene, adesso bene, comunque abbiamo... mi hai dato, insomma, ci hai dato la spiegazione. Questa è la versione. Senti, siamo quasi in conclusione della chiacchierata. Sì. Progetti per il futuro? Tante mostre, tanti eventi, io amo veramente fare gli eventi, ho due persone strepitose a fianco a me, Tommasini Fabrizio e la Barbara Vincentelli, che sono persone che mi aiutano molto, cioè la mia art supervisor e Tommasini che mi aiuta per gli eventi. Ci sono tanti progetti, Art Zurigo, io esposto già a Barcellona, a Londra, Quindi ci sono tanti. Toglimi una curiosità, ma qual è la tua giornata tipo? La giornata tipo di un artista. Io dico una cosa bellissima, c'era una foto su Facebook che faceva vedere una città con tutte le luci e due luci accese. E dice di notte e diceva: questo è l'orario dell'artista. Fantastico. Sì, veramente.